Che cosa sarebbe? Una noiosa nullità che avrei voluto gettare in un fosso in qualunque momento del mese scorso. E ci risiamo! Come le orribili notti che recano maledizioni, anche Castlevania di Netflix torna, terza stagione, al solito. Dove eravamo rimasti? Ah, già, dopo una miserevole pila di segreti celati nella seconda stagione, una claudicante rottura di coglioni spalmata su 8 unte puntate di un vuoto narrativo assoluto e pneumatico, Netflix e Powerhouse Animation mi delizia ancora una volta con qualcosa che farò fatica a dimenticare, così come ad accettare. Da dove iniziare esattamente? Beh, dalla premessa più facile, no? Via il canino, via il dolore. Parimenti al The Witcher di Camille Soci, anche Castlevania non è propriamente Castlevania. È il Castlevania di Netflix, così come il The Witcher è il The Witcher di Netflix. Paiono bazzecole e lungi da me difendere ad oltranza la storia o i personaggi della saga, ma in realtà questo aspetto è un requisito da tenere sempre in costante considerazione quando si guarda questa roba su questa arcinota piattaforma streaming. Sullo schermo ci sono Alucard, Dracula, Sifa e Trevor, ma sta roba non è Castlevania, su via. Frenate le carrozze ad un passo dal baratro prima di piombarci dentro, perché con me non la spunterete tanto facilmente sulla faccenda del libero adattamento. Un adattamento, per essere tale, per me deve usare la logica e una certa coerenza di fondo. Questo è un requisito base delle motivazioni. Se cioè mi cambi il colore, il carattere, il sesso o qualunque altra cosa di un personaggio, me lo devi spiegare e contestualizzare per bene, vero Fringilla? Esperienza quantomeno dolorosa, ma a suo modo anche stranamente conturbante questa terza stagione di Castlevania. Mia personale gioia e condanna fin dalla prima, tra bestemmia e lode. È esattamente come essere frustati da una sadica domina vampira, credo. Le prime sferzate sono molto dolorose, ma poi ti ci abitui, fino a quando la vampira non decide di salire di intensità, sferzandoti con ancora più ferocia la schiena. Ma che diavolo! Questa serie vi ha davvero rovinato il cervello, che già versava in gravi condizioni. Però è esattamente così. Quando ti abitui al trasciume, ecco che Castlevania passa al segno. Sì, Castlevania. Ma che vi devo dire? Niente di sta roba è parte di Castlevania. C'è Alucard che fa il cooking mama papa da spanciarsi. Dopo che avremo mangiato, vedremo cosa fa per voi in armeria. E poi parleremo di incantesimi semplici per il combattimento. Ma prima di tutto preparerò da mangiare per questi due bambini affamati. Hector, che è da sempre più pericolosamente vicino al buon vecchio depallato Tion, gli manca giusto perdere il pene. Striga ha insistito. Dovrebbe essere comodo, voleva solo adottare una misura di sicurezza in più. Trevor e Sifa eccezionalmente sul pezzo, anche se pure eccezionalmente meteopatici, parlano come Dharma e Greg. Tesoro, i ragazzi si vedono da Erans, vieni anche tu? No, mi dispiace, ho già preso altri impegni. Oh, che peccato, Howard ci mostra i suoi acquarelli, ne ha un paio bellissimi di te sotto la doccia in palestra. E ucciso quel rospo che cacciava gli umani della fortezza sul fiume. E le creature della notte, le capre volanti. Ah, le capre volanti. Ah, quelle sì che erano... inquietanti. Esatto. Spero sia voluto. Seguono un villaggio di gente gestito da un autentico pazzo fottuto, fissato con le mele. Io sono Trevor, e lei è Saifa. Ah. Non avete un cognome? Una specie di setta religiosa che caga in un angolo della chiesa e adora niente meno che un Cristo rovesciato, che poi manco un giardino cagano, si vede proprio la pila di merda al lato dell'altare. Ah sì, Warren Ellis, veramente Castlevania, giusto? Molto, molto accogliente. E poi, ah oh sì, il pezzo forte, il consiglio delle vampire, Carmilla e le sue tre vampire sorelle lesbian nazi feminist, che vogliono estendere i loro domini contro questi uomini che d'un tratto paiono fortissimi. Ma io dico,
Che cazzo, ragazzi, venisse almeno menzionato il casato dei Belmont o gli Schneider, i Morris, ma che? Ad una certa, l'intera Valacchia pare invasa dalle creature della notte. E non solo, ma sembra che i vampiri più forti se la facciano addosso. Per il resto è stato meno doloroso di quello che mi aspettavo, perché l'ho guardato con una nuova, rinnovata ottica. Sta roba ha solo il nome della mia saga preferita, nient'altro. Mi sembra quasi che facciano apposta a farmi incazzare, quindi la prendo con molta più filosofia. Mi sembra veramente che si mettano a tavolino e pensino... Oh, facciamo incazzare i vecchi fan! Facciamo che Alucard si conceda ad una coppia di fratelli bisex di colore! Che idea! Come siamo moderni qui a Netflix! Eh sì! Il mondo è davvero il nostro calice colored di gender lesbian dream, coppiere! Per questo motivo ammetto candidamente che è munnezza ruspante, ma almeno alla fine mi ha incuriosito. Sono veramente curioso di vedere come procede. Mi ha ingrifato la romance tra Lenar ed Hector. Sì, sono un sentimentalone. La lotta con la vampira Cho, bella, animata a merda ma bella. Lenor, troppo pucciosa, la sadica pulzella vampira, in mani giapponese sarebbe già stata rollata dalla Rule 34. Qui ci sono andati cauti, ma prevedo BDSM con Hector nella quarta stagione. Legion, che appare e scompare, per un attimo pensi, no, ce l'hanno fatta, l'hanno messo sul ser... Saint Germain, anche se non ho capito che straminchia cercava nel corridoio infinito. Il rapporto tra Trevor Belmont e Sifa Belnades è il cuore e l'anima di Castlevania di Netflix. Funziona dannatamente bene in questa terza stagione. Non solo i due formano una grande squadra nelle scene di lotta, ma la loro chimica di coppia rende simpatiche tutte le loro scene su schermo. Anche i loro combattimenti sono sempre gestiti come se i due fossero una coppia affiatata. Beh, quasi sempre. Il twisted plot finale. Puro brutalismo. Alcuni dialoghi, brillanti, non sarebbero mai potuti essere scritti dai giapi. Castlevania è fuggito dalla schiavitù di Dracula. Il grande ed iconico vampiro, mezzo malvagio e mezzo depresso, che domina la Terra, cade nel penultimo episodio della seconda stagione dello spettacolo Netflix. E in seguito alla morte di Dracula, tutto ciò che è veramente cambiato per il mondo di Castlevania è che c'è un enorme vuoto di potere nell'Est Europa e i suoi personaggi centrali hanno perso il loro scopo esterno. Se non hai la tua storia, diventi parte della storia di qualcun altro, racconta il misterioso capitano caraibico al vagabondo ed affamato di vendetta Isaac. Ed è proprio così. Lo spettacolo di Netflix è iniziato senza alcun dubbio con una narrativa macchiata di sangue e con la pretesa di raccontare molto di più di quello che abbiamo visto nei videogiochi. Forse il maggior pregio di questa serie è proprio la scelta di allontanarsi sempre di più dal materiale ludico, anche se sporadicamente torna a farsi vivo e procurare vive ferite. Darkness, my old friend. Ora che mi sono liberato, veniamo ad un giudizio più mite della terza stagione. Questo sicuramente non ve lo aspettate. Il non finale della terza stagione mi è piaciuto, con i tre protagonisti notevolmente più disillusi e derelitti. Ho visto, anche se solo a sprazzi, il Planetary di Ellis. Qualcosa di irrimediabile sembra cambiare alla fine di questa stagione. Improvvisamente tutti questi personaggi sembrano realizzare, dopo complicati fallimenti personali, uno scenario più duro e più disincantato con il mondo che finora hanno attraversato giocando. La storia è ancora sul precipizio di una nuova minaccia di vampiri, la Striga Squad. I suoi eroi però sono sparpagliati e resi molto più cinici. Mi è piaciuto l'ending, ci regala un cast molto più maturo che in primis realizza che le nozioni da favola o da videogioco, e cioè quelle di sconfiggere il male e cercare una giustizia facile, potrebbero non essere così semplici o in bianco e nero.
Questa scelta è responsabilmente maturata e mostrata nel finale drammatico con Trevor e Sifa, che cavalcano l'epilogo senza risposte facili. Chi era il vero mostro? Dracula? Sala? O il sindaco? In aggiunta, con le novità di livello rated che sigillano questa terza stagione, ovvero violenza, sesso e volgarità, Castlevania sembra aver trovato il suo ultimo modo di essere, mostrando ai suoi personaggi che non è più un videogioco quello che stanno vivendo e che la vita è solo più dura dopo la caduta del boss finale.